Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. In questo video andrò a provare a realizzare un pannello di polistirolo per il terrario del cieco leopardino. Dato che qua ho questa cosa qua di polistirolo che ho vinto, che è un coso di una roba che ho vinto alla fiera, dato che non lo uso più, provo a realizzare un pannello 3D per il mio cieco leopardino. Ora andiamo a fare il tutto. Oh boy. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. You know I'm not angry anymore, just a little bit let down. Questa qua era l'asta di polistirolo, ci ho incollato questi qua con l'attac da fare come cosi per arrampicarci per il geco, come appigli possiamo dire. È venuta così, poi tutte queste imperfezioni qua le vado a sistemare perché ci metterò un po' di schiuma espansa sopra, così faccio altri appigli e lo userò come... Cioè questo era solo un test alla fine, ma quindi ho capito adesso come fare e me ne farò uno fatto a mano io invece che contattare la persona che vi ho detto nel video di cosa farò in futuro. Quindi questo era solo un test, che secondo me può anche venire bene se ho anche gli acrilici all'acqua per colorare tutto questo e anche la schiuma espansa viene bene. Quindi questo video finisce qua, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, lasciate like a questo video, guardate gli altri video del canale, lasciate un commento se vi va e condividete il canale a chi può interessare e dite di iscriversi e soprattutto di attivare la campanellina per non perdervi nessuna notifica sui prossimi video che usciranno ogni giorno alle 2. Ciao a tutti, ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale.